Non esistono filtri che siano talmente efficaci da evitare che questa roba vada nell'aria. Perché quindi si insiste tanto da parte delle lobby del carbone? Perché al mondo ci sono decine e decine di miniere di carbone che qualcuno si deve essere comprato a quattro soldi e che se per ipotesi la più grande acciaieria d'Europa dovesse essere trasformata con una tecnologia che non prevede l'uso del carbon coke. Avete un'idea di che cosa succede? Vanno a mare miliardi e miliardi e miliardi di investimenti in tutto il mondo. Ed è possibile che qualcuno abbia ricevuto l'incarico in questa campagna elettorale di evitare che l'Ilva di Taranto possa diventare la prima grande acciaieria del mondo a produrre acciai di grande qualità senza l'utilizzo del carbone, utilizzando l'idrogeno, idrogeno che si può ricavare dalle grandi quantità di metano che stiamo per ricevere da tutto il mondo. Il centro-sinistra della Puglia ha cambiato la storia di questa regione. Renzi e Calenda oggi non sono col centro-sinistra per le politiche che la regione e io in particolare ho tenuto a favore di Taranto e dei processi di decarbonizzazione. Oggi la decarbonizzazione è il mantra di tutti i partiti del governo e questo è merito della testardaggine che ciascuno di noi ha messo nell'attività politica. Taranto ha davanti i giochi del Mediterraneo, il piano strategico, una nuova università, la facoltà di medicina, ha davanti investimenti culturali, la sua vocazione al turismo, alla bellezza, alla giustizia. Dobbiamo rimettere a posto il borgo antico e dobbiamo soprattutto dotare questa città delle alternative alla monocoltura dell'Ilva. Se l'Ilva non fosse mai esistita, Taranto sarebbe probabilmente la più bella città del Mediterraneo. Purtroppo l'Ilva è nata, dobbiamo adesso gestire l'uscita da questa complessa vicenda nel modo più idoneo, salvaguardando l'occupazione, rilanciando il porto, utilizzando meglio l'aeroporto e facendo di Taranto il retroporto d'Italia, perché qui noi possiamo lavorare merci che arrivano e poi ripartono utilizzando aeroporto e porto in modo infrastrutturalmente moderno. Quindi noi abbiamo le idee chiare e sappiamo dove andare. Ultima cosa, abbiamo iniziato i lavori dell'ospedale Santissima Annunziata, ci avevano provato tutti in 30 anni, noi ci siamo riusciti. Grazie.